Dovevano chiamarlo Oceano, non Bach. Così esclamava Beethoven, giocando sul significato di Bach, che significa appunto ruscello. Perciò dovevano chiamarlo Oceano, non ruscello. Bach, in effetti, è un oceano sterminato per la musica, per la storia, per l'arte, per l'umanità. In questo oceano c'è un'isola particolarmente ricca, le composizioni per organo. Su questo ci soffermeremo, su un pezzettino del Bach organista. La musica per organo di Bach ha ancora molto da dire al mondo delle nostre parrocchie, e forse i giovani e gli adolescenti, impegnati nei canti e nelle musiche delle messe domenicali, potrebbero rendersi conto che non si tratta di roba vecchia, buona solo da gettare. Bach è sempre stato molto importante nella vita di studioso e musicista liturgico. Ma chi era Bach per te? Sì, penso che si debba partire proprio da questo, cioè da chi sia stato Bach per me, e non tanto da chi sia stato Bach in generale, perché per quello basterebbe aprire un libro oppure fare un click su internet, come va tanto di moda oggi. Molti ragazzi mi hanno chiesto perché per Bach io abbia un affetto così particolare. Bach è energia musicale allo stato puro, nel senso che la sua musica attacca il cuore di chi ascolta. Ed io sono stato una delle vittime di questo attacco. Quando c'è stato il tuo primo incontro con la musica di Bach? Fin dai primi anni di studio dell'organo, ovviamente, però il primo incontro, quello che mi ha toccato e segnato nel profondo, c'è stato proprio negli anni di bufera dell'adolescenza. Una musica che fa bene non solo in senso figurato o emotivo, ma anche fisico, vero dottoressa? Assolutamente sì, perché la musica non è soltanto una questione di gusto, come comunemente si pensa. Sicuramente c'è anche una componente personale. Quella musica mi piace di più, quell'altra mi piace di meno. È normale che sia così. Però non è così vero che è bello solo ciò che piace. O meglio, non è vero soltanto questo. Basti pensare, in tempi recenti sono nate delle discipline scientifiche come la neuroestetica e la neuromusicologia che studiano proprio in modo oggettivo e scientifico i modi in cui l'uomo percepisce il bello e il modo in cui degli stimoli esterni di tipo artistico
influiscono sulla nostra mente e addirittura sul nostro organismo a livello fisico. E pensate ad esempio che ci sono degli studi, come quelli di Trapp del 2010, del 2012, che hanno dimostrato come la musica classica in generale e la musica di Bach in particolare facciano enormemente bene alle persone che hanno subito interventi di chirurgia cardiovascolare, interventi a cuore aperto, che soffrono di malattie cardiovascolari, andando a influire proprio su un indicatore fisico, sui livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, andando a abbassare quindi lo stress di queste persone. Alessio dice spesso che a lui piace la musica di Bach perché è una musica che colpisce il cuore. Io potrei rincarare la dose dicendo che addirittura è una musica che al cuore fa bene e non solo in senso figurato.